Dati hanno valore solo quando sono tanti. E richiedono un percorso lungo, come il petrolio che deve essere ricercato, trovato, trivellato, estratto, raffinato. Anche i dati richiedono molto lavoro. Dobbiamo identificare quali sono le decisioni rilevanti in azienda, quali dati richiedono queste decisioni. Soprattutto dobbiamo cercare di sviluppare dai dati informazione, dall'informazione conoscenza. Come si fa questo? Attraverso un processo di stratificazioni, analisi, statistiche, inferenza, che richiedono sia ovviamente competenze e strumenti nell'ambito della data science, ma anche richiedono evidentemente di conoscere cosa ha valore per il business e quindi quali sono effettivamente, come diciamo prima, le decisioni chiave da supportare. Competenze difficili che richiedono oggettivamente un profilo formativo che oggigiorno non è facile trovare. Circa la metà delle aziende non si sono ancora mosse nel paradigma, nello scenario 4.0. Ci sono delle aziende che si sono mosse, ma senza averne neppure tanto le competenze, che sono state probabilmente incentivate dal piano Calenda, dagli incentivi positivamente messi a disposizione. Questo sia chiaro, non sono negativo in questo senso, ma quelle che veramente si sono mosse avendo un piano, una roadmap, sono la minoranza, forse un quarto delle aziende che noi abbiamo esaminato, tipicamente, ma non solo, sono aziende grandi o molto grandi. Quindi effettivamente le aziende di dimensioni più piccola, con molte significative eccezioni, però sono ancora abbastanza ferme, purtroppo.